Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti a questo ennesimo episodio di Book Talk. Buonasera Antonino. Buonasera a te, grazie. Buonasera a tutti coloro che ci ascoltano in diretta, buonasera a tutti coloro che ci guarderanno in differita. Vai con i tuoi annunci. Sì, come al solito io vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook di Libri per Passione, ma che al termine di questa nostra chiacchierata tema libri ed editoria, l'episodio rimarrà in formato audio su Audible, Amazon Music e Spotify e in formato video naturalmente qui su YouTube, qui su Facebook e anche su YouTube. Antonino, ti vediamo in una location diversa Ma dal solito. dai, però, insomma, non è che devi subito. Sì, non sono a casa. Non avrei fatto in Io tempo a tornare a casa e allora ho detto: sai che c'è? Mi fermo in un bar vicino, abbastanza vicino casa, così almeno partiamo in orario e non è per colpa mia che ritardiamo. Che sai che io sono da buon milanese, ex lavoratore della grande distribuzione, un Precisetti, è l'unica cosa che mi è rimasta del Precisetti, la puntualità. E allora, Allora, Antonino, io aspetta, quindi mi direi sposto che. così vi faccio vedere una cosa alle mie spalle, mi Vai, sposto un vai, 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 attimo. vai, vai Vai, pure, qua fai che pure. bello, eh? Praticamente in questo bar ci sono questi quadri disegnati da un mio conoscente amico che si chiama Cristiano Andreani, che ha fatto tutte queste grafiche della provincia di Pesaro. Lì in fondo c'è la panoramica che ha chiamato, come no, tra dire tra amici, la Pano, Fiorenzuola di Focara, il Porto, che è la mia zona preferita della città, poi la Valdugola, il Monte Ardizio, in fondo Baia Flaminia, che è il posto dove di solito vado al mare. Basta, fatto lo show, adesso possiamo No, ma era bello da vedere per quello che era. tornare a parlare. Allora, Antonino, io direi che a differenza delle ultime puntate in cui abbiamo tergiversato abbondantemente prima Questa dell'inizio volta della dobbiamo puntata, concentrarci. dai, concentriamoci perché altrimenti va a finire che sforiamo l'ora come abbiamo fatto l'ultima volta. Perché poi questi ultimi episodi di Book Talk sono a temi che, insomma, ci lasciano conversare tantissimo, quindi potremmo veramente fare delle puntate che durano ore e ore, e invece dobbiamo Dai, la tua mantenerci, cioè dobbiamo classifica. essere bravi. Dobbiamo essere bravi e dobbiamo essere disciplinati, e quindi dobbiamo fare di tutto per Concisi. mantenere. Sì. Ritmo e concisione devono Va essere le parole bene. d'ordine questa sera. E Allora. allora partiamo subito lanciando il tema della serata. Abbiamo fatto due settimane fa, abbiamo fatto un piccolo esperimento andando a fare una classifica dei 10 più grandi scrittori in vita. Settimana scorsa ci siamo ristretti un po' e abbiamo deciso di stilare le nostre personali classifiche dei nostri 10 autori preferiti in assoluto. E questa sera invece, non so se è una top 10, non ho portato il conto, perlomeno per quanto mi riguarda, quindi non so se sarà una top 10 o top 5 o quant'altro, ma parleremo dei nostri libri della vita, quindi quelli che hanno lasciato un segno dentro di noi. Questa è crudelia, eh? Nel senso che io mi sono preparato una top ten, quindi cioè Io, proprio allora, senti, libri. alla fine ci si arriva a 10, però io non li ho, Me li questa sono già volta non li messi ho in messi, ordine, perché, no, io no, io non li ho messi in ordine. eh? Allora, se vuoi inizio io col primo. Vai. Allora, al mio personale decimo posto è un libro che non leggo, che non rileggo da un sacco di anni, però è lì nel cuore e non può non esserci, ed è Orlando Furioso. Orlando Furioso è lì dalle superiori e difficilmente si smuove, non è mai uscito dalla top ten. D'altro canto, chiedo sempre a tutti di andarci a fare un giro, come diciamo ultimamente, anche solo brucandolo e quindi anche solo veramente andando a sfogliare delle pagine, a leggersene delle pagine, perché ci sono alcune pagine che
rimani imbarazzato, secondo me. Per chi non l'avesse mai letto, è uno dei poemi più importanti del nostro Rinascimento, credo, letterale. Credo fosse il Rinascimento. Aspetta, magari ho detto una cazzata. Di che anno è? Perché mi sembra che sia intorno al 1500. Allora, lo vado a cercare. Orlando Furioso. Perché non ho il libro, quindi... Perché appunto, come abbiamo detto, sono fuori. Ce l'ho qui. Eccolo qua, l'Orlando Furioso. Il signor... Sì, caspita, ci ho preso. Per una volta ci ho preso. 1516... E ovviamente l'opera, secondo me, più famosa, cavalleresca italiana, e quindi che cosa dire? La storia di Orlando, dei, come si chiamavano, i paladini. Sì, comunque c'era Silvia Milani che ci diceva che avevi azzeccato col Rinascimento. Comunque. C'è Silvia che ci commenta dicendo che il Rinascimento era giusto, quindi... Ah, ok, grazie Silvia. Quindi 1516, ah, vero, perché tu li vedi i commenti, io non li vedo, barbone. L'Orlando Furioso. Allora, io non sono andato, quantomeno non ci sono tanti... libri, diciamo, tra virgolette classici, perché quando ho stilato la classifica ho preferito dare spazio a qualcosa che avesse segnato parti della mia vita, così come hai fatto tu naturalmente con l'Orlando Furioso. Però io mi scontro sempre col fatto che ho cominciato a leggere in età adulta, quando ormai ero all'università, quindi mi manca tutto quel background di letture adolescenziali e dell'ultima infanzia, che appunto sono è un buco enorme che ho nella mia carriera di lettore, però purtroppo così. Grazie, ma lo diciamo sempre, i libri non hanno data di scadenza, te li puoi andare a recuperare se vuoi. Sì, certo, come no, assolutamente. Allora, i libri sono come le medicine e le barzellette. Quelli che non hai mai preso, usato o letto sono sempre nuovi. Quindi, quindi, allora, io invece parto con il mio decimo, che in realtà non è uno ma sono due, di un autore che abbiamo anche nominato nell'ultimo nostro episodio, ed eccolo qui, Matteo Bussola. Una coppia, certo, una coppia, sì, di sì. Libri. Uno ce l'ho qui materialmente, Notte in Bianco, Bacio a colazione, l'altro non ce l'ho qui perché... Mi è stato sequestrato, come ti dicevo l'altra volta, no? L'altro libro è Viola e Blu. Entrambi sono legati ai miei bambini, naturalmente. Notte in Bianco, Baci a colazione mi venne regalato quando aspettavamo Cecilia, la mia primogenita, e quindi è legato a quel periodo della mia vita in cui c'era l'attesa del primo figlio, insomma, e mi ricorda quel periodo lì. Il secondo, Viola e il Blu, rimarrà sempre nel mio cuore perché è il primo libro che abbiamo letto insieme, io e mia figlia, dall'inizio alla fine, e a lei è piaciuto talmente tanto che, come ti dicevo l'altra volta, l'ha portato a scuola e lo stanno leggendo in classe, la maestra lo sta leggendo tutta la classe. Questa cosa dovresti scriverla a Matteo. Ah, sì, poi gli manderò un DM, come dicono. E poi... se loro vogliono, Matteo è sempre aperto anche ad andare nelle scuole, per cui magari chiedi alla scuola se vogliono chiamarlo. Beh, sai, a parte il fatto che la scuola è finita, e poi comunque sì, noi diciamo che proprio territorialmente, geograficamente, non è che siamo proprio dietro l'angolo per Matteo. Ma gli autori girano, lo sai, sì, per l'anno prossimo può essere una bella cosa. Ok, e quindi questi erano i miei primi due. Sì, no, me lo segno dopo, almeno il messaggio per raccontargli, insomma, questa cosa legata a Viola e il Blu, glielo manderò. Quindi io ho fatto già posizione 10 e 9. Ah, 10 e 9, non li hai messi tutti e due al 10? Tutti e due al 10, va bene, tutti e due al 10. Ma non sono in ordine, non sono in ordine. Così. Non sono in okay. Ordine. Ah, tu lasci le caselle libere ma non li metti in parade. No. Ok, va bene.
Allora, io al mio nono posto ho i miei due libri preferiti della, di una delle mie saghe preferite, che è Harry Potter, lo sappiamo tutti, e i miei due libri preferiti sono il quinto e il settimo, quindi stiamo parlando di Harry Potter e l'Ordine della Fenice e Harry Potter e i Doni della Morte. Perché, vabbè, chi ha letto la saga di Harry Potter lo sa, chi non l'ha letta, io individuo in questi due libri il maggior numero di chiavi di svolta, poi ce ne sa di chiavi di volta della storia e anche punti di svolta. Poi ci sarebbe anche il sesto, che è Il Principe Mezzosangue, ma non è tra i miei libri preferiti, anche se anche lì vengono scoperte delle cose che poi daranno uno. È sempre sottovalutato. Harry Potter, il principe, Harry Potter e il Principe Mezzosangue è sempre molto sottovalutato, ma in realtà è un libro che purtroppo, come tutti i libri che preparano il campo al gran finale, passano sempre un po' sotto traccia. Ti dico, secondo me è quello che io ho riletto meno volte e quindi dovrei andarmelo a rileggere. È penalizzato da un film orrendo e quindi il libro non l'ho letto tantissimo, il film non è sicuramente il mio preferito e quindi però dai, adesso si rifaranno con le serie, adesso si rifaranno, esatto, con le quella serie. quella cosa delle serie secondo me è bellissima, infatti io sono curiosissimo. Infatti sono anch'io fomentato. Se arriva veramente l'anno prossimo la serie su Harry Potter e la pietra filosofale. Non vedo l'ora. Allora, anche perché poi lì non avremo più scuse, no? Perché a quel punto saranno una serie per libro. Lì, cioè, se non entra nel dettaglio lì... No, poi basta, farlo per forza. I miei due Harry Potter e l'Ordine della Fenice e Harry allora, Potter naturalmente, e i Doni della Morte. Naturalmente anche nella mia top 10 c'è la saga di Harry Potter, io l'ho inserita come un unicum, nel senso che tutti e sette perché insomma alla fine dei conti più che il singolo libro è il mondo creato per la saga che fa la differenza e che ha segnato insomma la mia vita di lettore. Poi se ti devo dire quali sono i libri che mi sono piaciuti di più all'interno della saga, ti dico il settimo sicuramente, vabbè, ma lì è per forza, e il quarto. Calice di fuoco. Il calice di fuoco, sì. È il calice di fuoco perché apre, diventano finalmente pseudo adulti, diventano adolescenti. Diciamo che il libro che tratta un po' il libro di confine tra l'infanzia e l'adolescenza. Sì, e poi perché appunto succede la cosa clou che muore Cedric Diggory, finalmente si palesa Voldemort nel suo aspetto, quindi... Sì, è un bellissimo. Guarda, ti dico, lui è il calice di fuoco, è il mio terzo preferito della saga. Cioè, e quindi è Doni della Morte, L'Ordine della Fenice e Calice di Fuoco. Questo è il mio ordine dei sette. Ok, vai, vabbè, ne abbiamo parlato, l'abbiamo nominato entrambi, quindi devi andare avanti tu. Vado avanti io, vai avanti te. Vai avanti. Il mio ottavo è un libro che io ho letto per la prima volta, forse ne abbiamo già parlato in altre circostanze, e per la prima volta quando avevo, credo, 11 anni, 12 anni, una cosa di questo genere, ma non è un libro per ragazzi, è un libro per adulti. È il libro che mi ha fatto venire la voglia di leggere ed è un libro che mi è stato regalato dalla sorella di mia madre, la zia, che mi ha invogliato a diventare un lettore, anche se poi ho avuto la fase degli studi in cui ho letto relativamente poco, ma grazie a questa sua iniezione mi è rimasta. Il libro si intitola Auto da Fé
è di Elia Scanetti ed è, credo, a tutt'oggi, anche perché l'autore è morto, se non ricordo male è l'unico, o forse ne ha scritti altri due o tre di romanzi, ma credo che sia più l'unico romanzo che abbia mai scritto, perché gli altri erano tutti trattati e saggi. La cosa pazzesca di questo libro è che io mi ci trovo dentro, nel senso che ovviamente per sfortuna non ho la stessa biblioteca che aveva il protagonista di quel romanzo, cioè il protagonista di questo romanzo ha una casa che è praticamente una biblioteca e quindi libri ovunque. La storia è una storia molto particolare di lui che è isolato dal resto del mondo e quindi questa cosa devo dire che a me non accade moltissimo, perché ho per fortuna molte frequenze, isolato dal resto del mondo al punto che le persone con le quali si trova meglio sono i protagonisti dei libri che legge, ed è una cosa fighissima perché nel libro i dialoghi sono tra lui e i protagonisti dei libri che gli rispondono con le frasi tratte da quel libro che lui sta citando. In particolar modo i dialoghi più belli sono quelli tra lui e Confucio che ancora oggi, io l'ho letto l'ultima volta credo 10 anni fa, l'ho riletto 10 anni fa, ancora oggi mi lasciano perplesso perché secondo me è molto bella l'idea dell'uomo che è talmente pregno della cosa che ha, per la quale ha più passione, che sono i libri, che si risponde parlando con loro con le frasi dei libri. Per me sarò malato, ma mi piacerebbe avere una cultura di questo livello da potermi rispondere con le frasi dei libri. Prego. Io adesso passo da un momento così poetico, così... Ah, scusami, la cosa pazzesca di questo libro, perché mi sono dimenticato di dirlo, è che mia zia me lo regalò quando io avevo 11 anni, se non ricordo male, o 10, perché vinse il premio Nobel. Nobel per la letteratura, infatti... Ogni tanto, adesso mia zia non c'è più da qualche anno, ma ogni tanto ciclicamente tornavo da mia zia quando andavo a salutarla, quando andavo a bere un caffè da lei, e dicevo: zia, ma tu ti rendi conto che hai regalato un premio Nobel a un bambino? Ma come cavolo stavi? E beh, insomma, sì. Ti dicevo, comunque, adesso smonterò tutta questa altezza, altitudine che hai creato. Il mio libro, che invece mi ha avvicinato alla lettura, molto più basso, se vogliamo parlare di altezza culturale. Sai che ce lo diciamo spesso, non esiste alto e basso. Non esiste però, nel senso che è un libro, il primo libro che io abbia letto dall'inizio alla fine, ed è Vite bruciacchiate, una autobiografia di Elio e le storie tese, che uscì appunto nel periodo in cui ero a Forlì all'università. Io super fan di Elio e le storie tese, quindi fu il primo libro che lessi per intero e mi ricordo, quindi sono legato al libro perché sono fan della band. Ma sono legato al libro anche perché è stato il libro che mi ha iniziato alla lettura. Io ricordo perfettamente il momento in cui lessi l'ultima pagina del libro. Perché ricordo la sensazione di vuoto che mi lasciò leggere l'ultima pagina del libro. Perché il pensiero che feci fu: oddio, e adesso? Cioè, mi ero talmente immerso nelle pagine che mi dispiacque dover riemergere, no? E allora feci la cosa che penso avrebbe fatto chiunque al posto mio. Andai a comprare un altro libro di Elio e le storie tese. Quindi il mio secondo libro fu... dopo aver letto l'opera omnia di Elio e le storie tese, che era composta da 3-4 libri. Oltre ad avere, immagino, l'opera omnia di tutti i loro dischi a questo punto. Certo, naturalmente.
sono qui da qualche parte. E quindi questo libro è il libro, cioè se ci deve essere un libro al primo posto della classifica dei libri della vita, per me è questo, non per i meriti. Quindi hai saltato tutta la classifica, sei arrivato subito al primo, la mamma mia. Ma ti ho detto, non sono in ordine, in realtà non è ma questo il primo. Ma allora non vale, allora facciamo che ti do un compito. Facciamo da che lato guardi la classifica? Dal lato della bellezza del libro, dal lato dell'importanza del libro o dal lato dell'importanza del libro nella tua vita? Cioè, perché no, se devo allora, andare a... Allora, abbiamo detto che facevamo la top 10 dei nostri libri preferiti. Non vale, però... non puoi giocare sporco così la serata della diretta, te. Allora, il fatto è questo. Allora ti do un compito. Tu adesso li dici sparsi... Dico. Ma poi nei commenti li metti in ordine dal 10 all'1, va bene? Ci provo, perché ti ho detto, allora infatti è questo, ti ho già detto, è difficile dare una... Ma è difficile, ho capito, ma può anche essere che questi 10 domani mi li di... te ne do allora, altri. Prendiamo le vite bruciacchiate. Vite bruciacchiate, se tu lo vai a inserire in una classifica dell'importanza che hanno avuto nella mia vita di lettore, è primo. Ma se lo prendi all'interno della stessa classifica, ma andando a guardare più che altro la bellezza del libro, non è al primo posto. Io mi rendo conto che stiamo parlando della classifica dei nostri libri del cuore. Ah, ok, allora ti ho spoilerato la prima posizione. Va bene, vado avanti? Sì, vai. Al numero 7 per me c'è un capolavoro, secondo me, dei romanzi storici moderni e si chiama, credo che qualcuno, circa 60 milioni di persone nel mondo l'hanno letto, ed è I pilastri della Terra. I pilastri della Terra di Ken Follett, letto la prima volta quando uscì. Quindi stiamo parlando ormai di, credo, 40 anni fa circa, o 35, una cosa del genere. E librone, che abbino ad un suo precedente, perché è precedente di qualche tempo, però raccontano più o meno delle storie simili, anche se viste da punti di vista molto differenti. È ovviamente Il nome della rosa di Umberto Eco. Quindi Pilastri della Terra e Il nome della rosa di Umberto Eco per me raccontano una storia, un unicum, con ovviamente formule diverse. Quello dei pilastri è una formula più, passami il termine, pop, e poi il formato, lo stile è quello della letteratura anglosassone moderna, la spy story ambientata nel Medioevo. Mentre invece uguale spy story, ma non di quel genere, è stilosa in modo differente, quella di Azzo e il buon Erasmo da Baskerville, interpretato nel film famosissimo da Sean Connery e poi invece nella serie da John Turturro, e quindi... grandissimo, anche la serie a me è piaciuta molto, tra le altre cose qualcuno l'aveva bistrattata, invece a me è piaciuta molto anche la serie. Quindi Pilastri della Terra e Il nome della rosa al settimo posto. Allora, io Il nome della rosa è un libro che ho amato, ma non è nei 10. Per quanto riguarda invece I pilastri della Terra, anche qui vado ad allargare, così come ho fatto per Harry Potter, per me tutta la tetralogia del millennio è importante ed è stata importante, perché diciamo, guardandolo dalla mia personale vita di lettore, ha segnato un momento che è stato quello del passaggio ai mattoni. Cioè, io ho sempre avuto all'inizio paura di leggere, però con dei limiti, no? 1500 quindi... pagine a libro, sai com'è? No, non è vero. La prima volta che mi avvicinavo 900. Ad un libro importante, e quindi importante per quantità di pagine,
e quindi pensavo tra me e me lo abbandonerò, non lo finirò mai, e invece è stato uno dei libri che ho letto più facilmente, perché lui poi sai benissimo, insomma, l'hai citato, quindi lo conosci benissimo. E tra l'altro ho riascoltato in audiolibro, e consiglio la versione in audiolibro di tutta la tetralogia del millennio, proprio questione di 2-3 mesi fa ho finito di ascoltare l'ultimo, quindi La colonna di fuoco, ed è bellissimo anche in formato audiolibro, è stupendo. Ma chi lo legge te lo ricordi? Te lo vado a vedere subito. No, non ti preoccupare, intanto ti continuo a dire che però non inserisco all'interno della classifica solo i pilastri della terra. Pilastri. Ma l'intera tetralogia, e anche qui, se devo tirare fuori il preferito dei quattro, Mondo senza fine. Okay. Mondo senza fine è secondo me il migliore dei quattro, non per una questione di bellezza in sé del libro, secondo me erano proprio i personaggi che erano più maturi rispetto al primo, a Pilastri. Rispetto, ma tu pensa quando uscì Mondo c'è stata la storia di... dimmi che insomma è veramente bello. Comunque la versione in audiolibro è letta da Riccardo May. Ok, non lo conosco, quindi. Ma tu pensa che Mondo senza fine, quando uscì, non te lo ricorderai probabilmente, creò una grossa polemica nei lettori, perché tutti dissero ma non è neanche paragonabile ai Pilastri della Terra, mentre invece è un grandissimo bel libro, come dici tu, e secondo me sono d'accordo che lo possa equivalere, e come puoi intendere, potrebbe essere anche, ai miei gusti, potrebbe essere anche meglio, però dei quattro, quello al quale, perché io ho fatto quel ragionamento che dicevamo prima, nella mia classifica ho messo i miei libri del cuore, quindi quelli che belli, perché oggettivamente secondo me tra i titoli che abbiamo citato adesso, per quanto mi riguarda, non ce n'è uno brutto, e se no non sarebbe neanche in graduatoria di due lettori, no? Madonna, io ogni tanto mi muovo e faccio ballare tutto sto tavolo e balla tutta l'immagine. E non ce n'è uno brutto, però I Pilastri è il mio libro del cuore, perché ero ventenne quando è uscito, e quando è uscito questo bellissimo libro. Dai, va bene, vado avanti col mio sesto? Dai. Il mio sesto, e qua fa riderissimo questa cosa, almeno a me, è il libro più recente di tutta la mia top ten, e questa cosa mi ha fatto riflettere, perché il mio libro più recente della mia top ten di lettura, e infatti questa cosa mi ha fatto venire in mente per la nuova stagione, o se vogliamo la prossima puntata, decidiamolo, magari la prossima puntata abbiamo qualche altro argomento da trattare, è l'unico scritto dopo il 2000, che è allucinante, perché anche i vari Harry Potter finivano prima del 2000, no? E no. Ho detto una cavolata, l'ultimo Harry Potter è successivo al 2000, quindi ho detto una cavolata. E allora non è l'unico scritto dopo il 2000, ma è Chi manda le onde. Chi manda le onde di Fabio Genovesi è un libro che per me è superlativo. Fabio Genovesi l'ho già citato settimana scorsa tra i miei scrittori preferiti, è il mio scrittore preferito italiano della mia generazione, perché Fabio ha credo 3-4 anni, forse 3 anni meno di me, io sono del 71, lui è del 74 se non ricordo male, o al massimo 75, e racconta delle storie in un modo pazzesco. In questo libro Fabio Genovesi lo fa sempre, ma in questo libro di più, caratterizza dei personaggi in un modo stupendo. C'è un bambino che arriva da Chernobyl e è praticamente un vecchio. È un bambino, ma è un vecchio.
parla come se fosse un vecchio, e questa cosa è pazzesca. Dall'altra parte diventa amico di una sua compagna di scuola, che è la vera protagonista del libro, che si chiama Luna, che al contrario si comporta da bambina, e quindi la dicotomia, il confronto diventa veramente pazzesco tra i due ragazzini, no? Uno che parla da vecchio e sta bene con i vecchi, e l'altra che dice: ma da dove arriva, da che pianeta arriva sto bambino? E poi tutto il corollario dei personaggi a latere, per esempio uno l'educatore che li accompagnerà a fare il loro viaggio dell'eroe, perché li porterà fino alle Alpi della Luna. E il libro è bellissimo, succedono un sacco di cose, e i dialoghi, perché questa è la cosa che dico sempre di Fabio, come scrive i dialoghi Fabio Genovesi, non li scrive nessuno, secondo me, secondo il mio parere. Andate. Io invece, anche qui vado su un titolo che abbiamo già nominato, di un autore che abbiamo già nominato nel corso di queste ultime puntate di Book Talk, e il libro è questo, si può riconoscere già dalla copertina. L'autore è Alessandro Baricco. Io non ho messo niente tra i miei 10, pensa a te. Non c'è? No. Il libro è il 900, che è un monologo teatrale, non è un romanzo, ma è un monologo teatrale di appena 62 pagine, che però contiene in sé una storia che, insomma, se ha avuto il successo che ha avuto, un libercolo di 62 pagine, che è diventato un colossal apprezzato in tutto il mondo, significa che c'è della stoffa, ragazzo. Poi, se non ricordo male, è uscito nel 92, nel 93, quindi ha un sacco di storia. Forse la prima edizione è ottobre 94. Ah, 94, ho sbagliato, lo anticipavo. Io pensavo addirittura prima del 92, quindi madonna. Bella edizione ottobre 94, ma il bello di questo libro è l'atmosfera in generale, ma poi lo dicevamo anche l'altra volta, ci sono delle scene all'interno di questo libro che sono geniali. La scena della sfida al pianoforte, in cui lui accende la sigaretta con le corde riscaldate del piano suonato a tre mani. E, insomma, cioè, ci sono delle genialate assurde, quindi 900. Citavamo la scena del piano che va in giro durante la burrasca. Piano che va in giro per la sala, sì, cioè. La scena alla quale io sono più affezionato è il chiodo e il quadro che si mettono d'accordo. Bravo! Quella per me è una scena esemplare, quella. Sì, è un bellissimo libro. Beh, mi sono stupito di non aver messo niente di Baricco tra i miei 10. Ci ho pensato io. Grazie per averlo fatto. Vado ai miei quinti. I miei quinti sono due dello stesso autore, okay. Perché è il mio amico Guglielmo Tortalanze. La ripetiamo come l'altra volta la scenetta. Chi è Guglielmo? Appunto, ancora impressa la tua faccia dell'altra volta che mi guardai e faccio. Anzi, te lo dico in catanese, ma con minchia è sto Guglielmo Tortalanze? E allora, Guglielmo Tortalanze, una tragedia e una commedia. La mia tragedia preferita, sarò banalissimo, anzi sono banale sia nella tragedia che nella commedia. E la tragedia è Romeo e Giulietta e la commedia è Sogno di una notte di mezz'estate. Lo so che lo state già scrivendo lì, madonna, ma Macbeth, Amleto, sì, vabbè, oh, lo sappiamo, sì, ma molto rumore per nulla, lo sappiamo, sono le mie,
Storie del cuore di Guglielmo. Quindi ognuno ha le proprie, e poi ha scritto talmente tanto ed è tutto talmente bello che qui ognuno sceglie veramente quello che vuole. Vai, capo! Allora, io adesso comincio ad arrivare veramente ai libri che... Oddio. Perché vuoi o non vuoi, comunque sia, in un certo ordine mi sono tenuto il meglio per la fine, quindi diciamo che non erano messi in ordine, ma in realtà... In realtà sì. Una più posizione meno, insomma, il sesto al posto del settimo, il quinto al posto del quinto, insomma. Questo libro di Stefano Re... Ah, ok. The Dome. Ho visto bene? Sì, ho visto bene, allora. Sì, l'avevo già visto dalla copertina, l'avevo già riconosciuto. È uno dei primi che io ho letto, cioè non dei primi in realtà, ma è quello che mi ha fatto dire, vabbè, questo non sta bene col cervello, nel senso che mi ha fatto innamorare perdutamente. Perché? Perché, a parte che è un esercizio di stile, a parte che chiude all'interno di una campana un'intera città, e la fa vivere l'intera città, quindi c'è una mole di personaggi impressionante e tutti che devono fare la loro parte, tutti che devono restare coerenti a se stessi e tutti che devono avere una loro impronta quando si scrivono i dialoghi e tutti che hanno delle loro caratteristiche che devono essere rispettate in ogni scena in cui compaiono. Insomma, secondo me, io non lo so come ha fatto, io non lo so perché... Per gestire tutta questa mole di materiale devi avere veramente mille occhi, perché l'errore è dietro l'angolo. E questa è una cosa che mi colpì mentre lo leggevo. L'altra cosa che mi colpì mentre lo leggevo è che è un'escalation continua. La situazione più va avanti più peggiora, più va avanti più peggiora. E io mi ricordo che mi veniva l'ansia. Io molte volte smettevo di leggerlo perché mi salivano i battiti e mi veniva proprio l'ansia. Dovevo smettere di leggere. Che è un impatto che un libro mi ha dato poche volte, in quei termini è l'unica volta. Io non ho mai trovato un libro che mentre lo leggevo mi venisse la tachicardia o mi salisse questa sensazione di ansia. Quindi è l'unico che mi ha dato questa sensazione. Io ti ripeto, io dovevo fermarmi, non potevo continuare a leggere. Ci credo, me lo ricordo anch'io. Poi hanno fatto anche una serie che era fatta abbastanza bene. Sì, infatti. Eccezionale comunque. Vado col mio quarto. Vai. Questo mi sconvolge, e infatti adesso che l'ho rivisto in quarta posizione ho detto, ah, ma c'è anche lui che è stato scritto dopo il 2000. Quindi sono già tre, sono già quattro scritti dopo il 2000. Villetta con piscina di Herman Koch, e anche lui c'era tra i miei autori preferiti, e come ho già detto altre volte durante le nostre puntate, Herman Koch ogni volta che scrive una cosa nuova continua a stupirmi, continua a farmi riflettere, continua a spingermi in una direzione dove non ero mai andato, e quindi, come dicevo, è uno dei miei autori preferiti. Questo è il mio libro preferito tra i suoi, sebbene ne abbia scritti dopo questo almeno altri tre, tutti belli, ma con cose diverse. Questo, secondo me, è il suo più completo, perché ha dentro tutto, e è un thriller ma non è un thriller, è un romanzo familiare ma non è un romanzo familiare, c'è dentro tutto. Quindi se vi capita, veramente, Villetta con piscina di Herman Koch, e poi venitemi a dire cosa ne pensate, io sono qua. Il mio quarto invece è non solo scritto dopo il 2000, ma da un autore giovanissimo, che io ho inserito anche in quella fantomatica classifica dei 10 più grandi viventi, facendoti storcere un po' il naso, perché sebbene
la verità sul caso Enrique Behr sia un caso più che altro mediatico, ma io in quella classifica non l'ho inserito per quel titolo lì. Poi sì, naturalmente uno deve vendere per essere grande. Però io, il mio libro preferito, che è entrato a far parte dei miei libri del cuore, di Joël Dicker, è il libro dei Baltimore. Il libro dei Baltimore, che non è il solito thriller, il solito giallo con la formula piccolo paese americano, omicidio, tutto il paese coinvolto all'interno dell'indagine, bla bla bla, come Enrique Behr e come anche l'ultimo Alaska Sanders. Ma è una saga familiare con protagonista sempre Marcus Goldman, che va a rivangare il passato e una vicissitudine del passato di questa famiglia, ed è bellissimo. Secondo me la sua cifra migliore non è tanto in questi thriller, che comunque si vendono tanto e quindi glieli commissionano, ma su quell'altra su quell'altra sponda, diciamo, quindi la sponda del libro dei Baltimore e dei Giorni dei nostri padri. Sono questi i due libri, secondo me, migliori di Joël Dicker. Ma I giorni dei nostri padri, sebbene sia un bellissimo libro, non è entrato a far parte dei libri della mia vita. Il libro dei Baltimore invece sì. Bene, allora siamo arrivati alla mia top 3, il mio podio, e sul podio ci stanno due classiconi che metà basta ne avanzano, che si condividono il terzo gradino. Sono molto diversi tra loro, uno è più ironico, sarcastico, è più metaforico, se vogliamo, ed è stato scritto nel 1615 da uno dei due autori per i quali si festeggia il 23 aprile la festa dei libri. È perché si dice che, come il mio amico Guglielmo Tortalanze, sia nato il 23 aprile, e lui è Don Quixote di Cervantes, ed è il primo a condividere il terzo posto. Il secondo a condividere il terzo posto è qua altro classico della narrativa, letteratura un po' strana, nel senso che inizialmente questo libro venne scritto per guadagnare soldi, perché appariva, come succedeva all'epoca, nel feuilleton, la pagina della domenica, il primo capitolo. Non mi dire che è il mio stesso, perché ha le stesse caratteristiche. E si chiama, è un libretto piccolo, perché poi alla fine è piccolo, se raccolto, okay. Il Conte di Montecristo. Il Conte di Montecristo, è anche il mio terzo. Eccolo lì. Allora condividiamo il terzo, almeno l'abbiamo condiviso. Io dico la verità, in questi giorni io ci sto pensando e ripensando, e mi immagino la scena del vascello che arriva nel porto e di lui che scende e racconta la storia del capitano che è morto durante la traversata. E io, quando comincio a ripensare a qualche scena, così come quando mi viene in mente il compleanno di Bilbo e comincio a pensare, sai, però dovrei rileggere Il Signore degli Anelli, questa scena mi sta portando a pensare in questi giorni. A pensare che il prossimo audiolibro che poi registriamo è Il Conte di Montecristo. No. Cazzo, dobbiamo stare altri 2 anni a leggere. No, ma allora, l'audiolibro del Signore degli Anelli... c'era un vuoto che volevo riempire, perché non esiste l'audiolibro del Signore degli Anelli, quindi sono andato a riempire un vuoto. Esistono audiolibri del Conte di Montecristo di tutti i tipi, e sono tutti bellissimi, e sono tutti con delle voci spettacolari, quindi riascolto volentieri quelli. A onor del vero, lo sai, l'hai cercato anche tu, il Signore degli Anelli ha secondo me ha fatto iniziare tanti che poi però hanno desistito. Non so se nella tua ricerca l'hai trovata questa cosa, sì, no? Ho trovato tanti primi capitoli. Ce ne sono un sacco, poi però a un certo punto la gente abbandona, perché chissà perché, a un certo punto, no,
troppo difficile, lascia stare. Invece tu sei stato caparbio e tra qualche settimana arrivi alla fine del libro e potrai dire di averlo pubblicato tutto. Bravo, bravo. Vado con il mio secondo? Sì, no, volevo giusto sottolineare questo fatto, quindi penso che a breve rileggerò il Conte di Montecristo. Ah beh, ok, va bene, ci sta. Ed è anche il Conte di Montecristo è uno di quei libri che come si fa a non amare il Conte di Montecristo? Cioè è bellissimo, cioè, è bellissimo. Allora, seconda posizione. La mia seconda posizione è un tirarmi le orecchie da solo per la grave mancanza di settimana scorsa, perché l'autore di questi tre libri, perché in seconda posizione ci sono tre libri sullo stesso piano, è in assoluto forse il mio autore preferito italiano, e io settimana scorsa me lo sono dimenticato, quindi sono un cretino. Lui è Primo Levi e i tre libri sono Se questo è un uomo, I sommersi e i salvati e Se non ora quando. Avrei potuto citarne altri, per esempio in questi manca la tregua non c'è, perché secondo me la tregua rispetto a Se questo è un uomo, I sommersi e i salvati e Se non ora quando racconta una cosa importante, che è il rientro di Primo Levi in Italia dal campo di concentramento, però ha un fuoco diverso rispetto a Se questo è un uomo, che ci racconta il lager, rispetto ai sommersi e ai salvati, che ci fa fare una riflessione su coloro che erano gli aguzzini e coloro che invece da incarcerati, tra virgolette, semplificando il termine, parteggiavano quasi, no? Per subire meno loro, facevano cose tali per cui magari erano diventati deprecabili anche loro. E poi Se non ora quando è il suo ultimo scritto prima del suicidio, dove fa una riflessione molto importante, no? Era, se non ricordo male, il 1985-84 quando scrisse questo libro, e disse: assumiamoci la responsabilità tutti di quello che è successo, perché quello che è successo non è successo perché solo quattro stupidini hanno deciso di fare del male a delle persone. Quello che è successo è soprattutto successo perché un sacco di gente si è girata dall'altra parte. E questi tre libri sono, secondo me, da leggere, assolutamente da leggere e da rileggere. Non so se te l'ho mai raccontata, ma a questo punto te la racconto adesso perché mi commuove questa cosa del mio rapporto strano con Primo Levi. Non so se te l'avevo mai raccontata davvero. Primo Levi si è ucciso l'11 aprile del 1985-86, non ricordo esattamente, credo più 86 che 85, ed era il giorno del mio compleanno. Primo Levi aveva questa abitudine di ricevere a casa gli studenti che gli scrivevano e che gli dicevano: mi piacerebbe conoscerla, vorrei venire da lei a parlare. E io quella mattina stavo prendendo da Milano il treno per Torino e accadde invece che il notiziario subito disse che durante la notte o la mattina presto lui si era suicidato, e questa cosa qui è una cosa che mi rimane nella vita per sempre. È proprio il giorno in cui io dovevo andare a trovarlo, lui invece ha deciso di ammazzarsi, e questa cosa mi ha sempre un po' segnato. Prego, vada. Il mio secondo posto e il tuo primo posto. Il mio secondo posto è Il Signore degli Anelli. Assolutamente sì. Assolutamente. Il mio secondo posto è Il Signore degli Anelli, perché Il Signore degli Anelli è il libro della vita di tutti quelli che hanno letto Il Signore degli Anelli. Ma c'è qualcuno che l'ha letto e poi ha voluto dimenticarlo, ne conosco. Ma una sporadica minoranza che si può del tutto tralasciare.
quindi di che cosa vogliamo parlare? Della grandezza del mondo, no, infatti, creato, parliamo, della lingua che c'è, ne parliamo. Diciamo, del Signore degli Anelli possiamo dire andate ad ascoltare l'audiolibro prodotto da Libri per Passione, sul nostro canale YouTube. Esatto, c'è l'audiolibro nel nostro canale YouTube, ormai diciamo che è fruibile per intero, perché se lo si comincia a leggere oggi di sicuro non lo si finisce di ascoltare prima del 29, che è la data del caricamento dell'ultimo capitolo. Dipende dall'intensità di ascolto, se c'è qualcuno che vuol fare binge, come si dice, binge hearing, e sta tutto il giorno ad ascoltare. Ma io sono un forte fruitore, io sono un forte fruitore di audiolibri, ma devo dire la verità, il mio massimo in una giornata è stato 3 ore e mezza, dopodiché comincio a uscire un poco fuori dal mondo, insomma, devi ricominciare a vivere un po' a 3 dimensioni. Dai, visto che il mio primo me l'hai bruciato, dici il tuo primo. Il mio primo è, mi varrà un quasi, sacco quasi. Di... Ripeti? Il mio primo mi varrà un sacco di insulti, perché non neanche lontanamente paragonabile al Signore degli Anelli. Ma qui abbiamo parlato dei libri della nostra vita. E io, a parte Vite bruciacchiate, che vabbè, ho detto, è quello che mi ha insegnato a leggere, il libro della mia vita che ho amato, che amo e che amerò per sempre, è questo qui. Ma va, ma veramente? Ma non lo sapevo, che novità! L'ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón. Vedi che io sono più simpatico di te, io non te l'ho bruciato, lo sapevo anch'io che sarebbe stato quello, ma fin dal decimo. Dovevo parlare della mia seconda posizione. Va bene, grazie. Come al solito queste puntate ci piacciono tanto, ma le facciamo anche durare tanto, perché ci piace proprio narrare le nostre cose rispetto ai libri. Dopo metteremo nei commenti le nostre due classifiche, direi di far mettere, anzi, tutti quanti voi, perché tanto ognuno ha i propri libri preferiti e saranno tutti diversi. Se vorrete, mettete le vostre classifiche dei vostri 10 libri del cuore, 10 libri della vita nei commenti, così magari ne chiacchieriamo un po' insieme. Hai visto che Roberta Occhi ha fatto la sua classifica. Quella degli autori, sì. Delle autrici. Quindi grazie Roberta per averlo fatto, se ci stai guardando adesso, se ci guarderai in differita. E quindi, signori, siamo arrivati alla fine di anche questo episodio di Book Talk. Come sempre vi ringraziamo, vai Antonino. Ma settimana prossima vogliamo restringere il campo? Cioè, tipo, veramente vogliamo fare i 10 che ci sono piaciuti di più degli anni 10? Addirittura? Degli anni 10? Dal 2000 al 2010. Okay. O dal 2000, no, scusa, dagli anni 10 sono dagli anni dal 2010 al 2020. Quelli sono gli anni 2000, quelli che dici dal 2000 al 2010. Vogliamo provare a farla o lasciamo perdere, troviamo un altro argomento, c'era già qualcosa nel tuo registro? Vediamo, no, di registro non c'è, nel registro non c'è nulla, però vediamo. Ci mancano 3 puntate e poi abbiamo finito anche sta stagione. Sì. Poi dobbiamo iniziare a mettere giù il piano di editoriale della prossima. Della quarta. Ci facciamo un mesetto di ferie, Sì, dai, si ricomincia dalla rete. Settembre. Quantomeno dalla rete. Ah, a proposito, non ti ho detto, il 27 giugno farò una giornata con Pierluigi, cioè il mio incontro per aperitivi d'autore sarà con Pierluigi Cucitto. Oh, che bello! E parleremo dei suoi libri, come abbiamo già fatto qui con te, ma parleremo anche del suo libro Racconti di Sprassici, e parleremo anche delle altre sue attività che mi interessano. Come divulgatore tolkieniano. Non ho sentito? Come divulgatore tolkieniano. Come divulgatore tolkieniano, ma anche ha fatto anche altre cose che non ti dico in anticipo perché vorrei che le scoprissi direttamente da lui.
cose che mi interessano perché appartengono alla mia regione in generale, ma forse in generale anche un po' a tutta Italia. Ho capito. Salutiamo. Ok, allora ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito in diretta, ringraziamo coloro che ci seguiranno in differita. Io ricordo come sempre che siamo stati in diretta sulla nostra pagina Facebook Libri per Passione, e il video di questa puntata rimarrà in formato video appunto su Facebook e YouTube, mentre sarà in formato audio caricato su Audible, Spotify e Amazon Music. Io ringrazio come sempre Antonino per la splendida compagnia, ci divertiamo come sempre tanto a parlare di libri, che è la cosa più bella del mondo, e do appuntamento a voi a settimana prossima e a domani per il caricamento colpevolmente in ritardo del nuovo capitolo dell'audiolibro del Signore degli Anelli. Vogliamo dire l'aneddoto? Oh, grazie, non ho sentito la puntata di oggi, mi sono dimenticato, ho avuto così tanto da fare che non ho sentito il capitolo. Oh, no, ma perché oggi non c'è stato? Caricato. Ma io adesso ti svelo un altro retroscena. Tu sai che io ieri ti ho mandato un messaggio tutto impanicato perché pensavo che questa puntata fosse in diretta ieri. E quindi nella mia mente ero, il mio processo mentale era: faccio la diretta, finisce la diretta, carico l'episodio su YouTube per il giovedì, non contando che era giovedì che andavamo in diretta. Io non è che non l'ho caricato. Questa cosa mi rincuora, non sono l'unico fuori di testa. Assolutamente. Ciao, grazie. Ciao, alla prossima. Ciao a tutti, alla prossima.